Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsby Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere 4 fill fighissimi utilizzando i crash, ovviamente non solo utilizzando i crash, utilizzando tutta la batteria, ma che si improntano tantissimo sui crash. Perché? Perché molto spesso, anzi quasi sempre, i crash nei fill non sono utilizzati, ma è sbagliato secondo me, perché bisogna utilizzarli i crash nei fill, perché si possono fare delle cose veramente fighissime. E per dare un po', ecco, mi sono fatto male, ma niente di grave, non preoccupatevi, riesco a suonare lo stesso. Per dare un po' di pepe a questo video, ho deciso di chiedere a, vabbè, questo lo tengo, tanto mi serve, strumentimusicali.net, lo è al contrario, ma vabbè. Non è al contrario, è uguale alla scatola. Vabbè, comunque, dicevo che ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi 4 coppie di piatti, cioè in tutto ci sono 8 piatti qui dentro. Infatti è piccolino questo pacco, ma pesa un sacco. Così almeno intanto vi faccio vedere anche un po' di piatti che secondo me vanno benissimo per fare questi fill qua. Scopriamo tutte le sonorità, scopriamo quali sono i fill, scopriamo quali sono i piatti, perché sono anche grandezze diverse di piatti, eccetera. Comunque, tutto questo dopo la sigla. Mentre vado a spacchettare il mio pacchetto, devo stare attento perché mi sono già fatto male una volta, quindi magari non facciamolo un'altra volta. Allora, vi dico che adesso toglierò uno e due crash, cioè i crash che ho montati adesso, e vado a montare questi in ordine abbastanza casuale. Vi ricordo anche che qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai prodotti. Vi ricordo che questo è un piatto, partiamo da questo, a custom di Zildjian. Partiamo da questo. Ho già fatto alcuni video in cui ho provato gli a custom fast crash. Montiamoli e vi faccio vedere subito il fill, subito, voglio che sia un video bello pratico. Vi faccio vedere i piatti, ve ne parlo un po', vi faccio vedere il fill, così c'è tanta roba in questo video, figo, vado a montare. Ok, quindi vediamo subito questo primo fill, che in realtà è un linear in cui andiamo ad utilizzare il rullante e i crash insieme. Comincia così, tutti i sedicesimi, rullante, timpano, cassa, rullante, crash, cassa, quindi successivamente quindi ancora due colpi di rullante, ta, cassa, rullante e crash insieme, cassa, timpano. In pratica questo è un fill che comincia sull'1, quindi tac 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 tac, boom, 1, 2, 3, 4, dura 4 quarti. Ovviamente trovate tutto sul PDF scaricabile in descrizione. Questi che utilizzate adesso, come vi ho detto, sono due a custom, 15 e 17 pollici, quindi un po' strano, potrebbero sembrare un po' piccolini, perché di solito a me piacciono i piatti, anche come probabilmente tanti voi, di solito anche a me piacciono i piatti grandi, ma attenzione, perché pur essendo più piccoli, soprattutto quello da 15, non pensavo che mi potesse piacere, ma il suono è figo. Poi in generale, ragazzi, le misure dispari sui piatti personalmente mi piacciono sempre tanto. 17, 19, 15, 21 sono molto fighe e da non sottovalutare. Sono belli perché sono piatti utilizzabili ovunque, nei locali live microfonati, nei locali non microfonati ovviamente, e non danno fastidio perché hanno volume ma finisce subito. Il problema dei locali tante volte, dei piatti nei locali, è il fatto di avere un crash che suoni e poi copre tutto per mezz'ora. Questi invece, psh,
e la release, cioè il rilascio del piatto, è molto veloce. Quindi sicuramente ottimi piatti questi, molto belli, brillantini. A me di solito i piatti brillantini non piacciono troppo, ma questi sono medio, tra brillante e meno brillante, quindi molto carini. Passiamo ai piatti dopo, li monto direttamente, ve li faccio sentire sulla canzone e poi ve ne parlo e vi dico anche il nuovo film, come funziona. Vabbè, andiamo con la canzone. E passiamo ai Class Series di UFIP, Class Series. Allora, questi qua sono dei piatti super versatili, molto più spessi rispetto agli Accustom Fast di prima, sicuramente più spessi, sono anche due misure più grandi perché sono 17 pollici, 18 pollici. Allora, questi suonano in maniera completamente diversa da quelli di prima. La serie Class l'avete già vista in un altro video, quella in cui ho suonato da Play Music Store a Milano, ho provato un Charleston della Class, quindi vi lascio il video qui sotto in descrizione nel caso in cui voleste andarlo a vedere, così scoprite il Class, il Charleston della Class e lo sentite bene, e quello è un video molto figo, quindi vi consiglio di vederlo. Detto questo, comunque, vi stavo dicendo che questi sono piatti veramente molto carini. E soprattutto super versatili, raga, con questi ci fate tutto, dal pop al rock a qualsiasi cosa. Veramente interessanti, completamente diversi da quelli di prima. Io ho messo 17-18, volendo potete anche invertire, fare quello che volete, ma molto interessanti. Passiamo al feel. Allora, il fill funziona così, parte con dei gruppi da tre di note in cui vado a fare cassa crash, rullante rullante, cassa crash, l'altro crash con la mano sinistra, la mano debole, rullante rullante. Con la cordiera non sarebbe male. E lo faccio per tre volte, ma attenzione, il primo colpo di rullante, cioè il secondo colpo del gruppo di tre note, è una ghost. Il terzo colpo del gruppo di due note è un accento, quindi crash, ghost, accento, crash, ghost, accento, crash, ghost, accento. Consiglio, non tenete le ghost troppo basse. Successivamente, dopo questi tre gruppi di note, l'ultima nota di questi gruppi di note è un accento, e partendo di lì, partendo da quell'accento lì, farò accento, ghost, accento, ghost, accento, 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 accento. Quindi. Questo è un feel abbastanza normale, ma messo dopo quella roba con il crash è molto interessante, messo tutto insieme. Ovviamente anche questo fill qua è in 4 quarti, adesso è il momento di cambiare fill e cambiare piatti. Ovviamente qui sotto, quante volte ho detto ovviamente? Qui sotto in descrizione fatemi sapere quali sono poi i vostri piatti preferiti, anzi se volete potreste scrivermi un commento su ogni tipologia di piatto, quindi quale vi piace, perché no, eccetera. Potrebbe essere molto carino, così partiamo con una discussione, capiamo quali sono i due crash migliori di oggi.
E allora, questo film, devo dire ragazzi, che è molto particolare, perché ho deciso di utilizzare i crash, che sono degli AAX di Sabian, molto più bassi. Praticamente abbiamo fatto una scala, vediamo poi con l'ultimo cosa succede. Prima i più acuti, poi i medi, poi questi un pochettino più bassosi. Ma il film ha i piatti da soli, senza cassa, senza adulanze, senza nulla. Quindi come funziona? Allora, il film è questo. Dividiamolo. Gruppo da 3. Destra 100, ghost di sinistra, cassa, crash, rullante a 100. Successivamente torniamo con la nostra manoforte sul rullante, dove faremo due ghost. Andato un po' avanti, due ghost, accento con la mano sinistra, cassa, crash di nuovo da solo e rullante forte. Tutto insieme. E infine le ultime quattro note che abbiamo saranno due ghost di nuovo di rullante con la nostra mano forte, un accento con la mano sinistra, con la mano debole, cassa, e poi andiamo a chiudere con un'altra cassa e un crash. Quindi dividiamole le quattro parti. Ovviamente i colpi potete darli prima su questo, poi sull'altro, tutti sullo stesso crash, tutti sull'altro, quello che volete, ovviamente. Sicuramente per fare questo ci vanno dei crash che hanno o super attacco, quindi molto taglienti, oppure dei crash secondo me più sul basso, perché dipende dal suono che volete. Se volete il suono super tagliente, ad esempio anche con i fast, con gli accustom di prima, secondo me questa cosa viene molto bene. Con questo, questi crash rendono tutto più pastoso, perché sono più bassi, sono, come vi ho detto, degli AX di Sabian in Lega B20, e quindi sono dei piatti veramente molto interessanti, ovviamente di fascia, come tutti i piatti che abbiamo visto oggi, già un pochettino più elevata, però con questi piatti qua, soprattutto per il rock, è perfetto. 16-18 in questo caso. Forse, se proprio devo dire, io preferisco 17-18, però ho voluto provare per sperimentare un po' di misure diverse tra i piatti. Sicuramente ottimi piatti tra i due, però devo dire che preferisco il 18. Poi ci stanno bene. 17-18 effettivamente forse sarebbe stato meglio. Vabbè, sarà per la prossima volta. E siamo tornati a UFIP qui, perché abbiamo di nuovo degli UFIP come prima, ma questa volta natural. Questi piatti da vedere sono molto carini, perché sono molto natural effettivamente, molto, molto belli. Quando li ho tirati fuori dal pack ho detto cacchio, bravi, in foto rendevano meno, ma dal vivo devo dire che sono molto 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 carini. Anche questo rosso, giusto per parlare un po' di estetica, perché oggi non ne ho parlato, questo rosso è molto carino. Ho messo 17 di qua e 16 di qua, ho deciso di invertire per farvi capire che si può fare questa cosa. Per quanto riguarda il filo è abbastanza semplice, nel senso che abbiamo sempre il nostro gruppo da 3 all'inizio, perché come avete capito il gruppo da 3 mi piace, quindi... Poi abbiamo cassa, timpano e crash insieme, cassa,
timpano e l'altro crash insieme, perché i crash si possono utilizzare anche con i tom, i timpani. Non così, ma così. Si può fare. Quindi, poi cassa, flam, flam. Allora, questi piatti non li avevo mai provati, perché il filo è finito, quindi posso passare a spiegarvi qualcosina dei piatti. Per quello sono partito subito alla grande, perché allora, sono dei piatti che non hanno un volume così elevato, ma allora, voglio fare un paragone un attimo tra questi e i Fast Crash di Accustom di Zildjian, che ho provato all'inizio. Sono secondo me molto simili come risposta, nel senso molto esplosivi, e che si chiudono subito, ma a custom si chiude subito, fine. Questi si chiudono subito ma hanno una coda che rimane un po', cioè gli a custom meno, questi fanno che non è male, perché dipende da che suono volete, ma se non volete un suono e basta, con questi potete avere un po' di coda in più che rimane, ma senza rompere le scatole. L'altra diversità è che questi sono più scuri. Effettivamente il nome natural ci sta, perché sono naturali come suono. Hanno un trattamento termico particolare, tra l'altro questi, che si chiama rotocasting, ho visto, e quindi secondo me riesce a dargli quel suono un po' più naturale. Poi il fatto che siano martellati a mano e tutto li rende belli caldi, belli scuri. Non sono niente male questi, devo dire. Molto carini, devo dire. Con questo, ragazzi, finisce qua il video. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato queste quattro coppie di piatti. Veramente molto interessanti, devo dire, tutti piatti diversi, completamente diversi, a parte le misure, ma proprio anche le caratteristiche. Quindi mi sono fatto un po' di cultura anch'io oggi, perché ho provato un po' di cose nuove, ad esempio questi, ho provato bene i Class, ho provato bene i Fast Crash, che comunque conoscevo, ma li volevo provare di nuovo per capire meglio tutto quanto, e quindi veramente sono molto contento anch'io di aver fatto questo video. Fatemi sapere se vi siete acculturati in qualche modo anche voi, non tanto dalle mie parole, ma sentendo questi piatti. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link che vi servono, trovate il video di Play che vi ho detto prima per andare a sentire il Charleston Class di UFIP e poi in generale per guardare il video, trovate anche il PDF con questi esercizi qua, anche esercizi, con questi fill rock trascritti, e fatemi sapere soprattutto nei commenti, prima cosa, qual è la vostra classifica, seconda cosa, se vi piacciono questi video in cui vi spiego qualcosa, qualche fill, qualche groove, eccetera, e vi mostro qualche nuovo prodotto, qualche cosa, così è un po' di recensione, un po' tutorial, portiamo a casa tutti insieme. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!